Se voglio diventare ministro, io devo prendere una decisione ferma e decisa nei confronti del togliere i crocifissi dalle scuole, dell'accoglienza, del voto ai migranti, della tolleranza. Tu naturalmente voterai contro. E che cazzo, vedi qua nel nostro paese non hai voglia di lavorare? Prendi il tuo barcone, lo giri, torni sulle tue spiagge, vai nelle dune, ti ciappi nel camel e ferro di barbe, capito? Questi cazzi, scusa. Sì. Per andare a giocare e alla sera andate a letto per lavorare, che per la strada sembrate delle madonne in un affresco, ma a casa siete peggio delle arpie e delle streghe, specialmente quando avete il mestico. Ma che essere ripugnante, ma e poi ormai vorrei un tuo epitaffio. Che peccato. Perché? Nel caso cosa scriveresti? Vediamo, sei abbastanza forte, vuoi saperlo? Sentiamo, sentiamo, sono curiosa di sentire la tua rapina pezza. Vediamo se mi riesci in rima, allora se una donna è eccesso ma intelligente userà la mente, se intelligente è bella e dice che usa la mente, mente, e poi comunque che sia bella, brutta o minchiona, micchiocca, ti rintruona. Un vero poeta, e quale sarebbe la tua donna ideale? Vediamo un po' la mia donna ideale, allora, beh, deve essere bella, toccarsi, farsi tutta sciantosa, ma poi se ne sta blindata in casa come una suora, deve aver studiato, sapere due o tre lingue, deve essere molto, ma molto, ma molto istruita, ma deve stare sempre butta zitto. Io la richiamerò sul palco, lei dovrà studiarsi queste tre piccole battute, sono veramente piccole, fatto che sta lì, e io le farò delle domande e lei dovrà rispondere a queste battute. Le darò anche un fazzoletto. Fazzoletto, no, dopo, e lei alla fine della terza battuta farà quello che deve fare. Non dobbiamo aggiungere. Ah no, diciamo che il fazzoletto. Che il fazzoletto. Il famoso fazzoletto che ce l'ha Desdemona, lo perde, lo prende Bianca, che no, Bianca è. Emilia, lo dà al marito che sono io, Iago. Iago lo mette nella stanza di Cassio, Cassio lo dà a Bianca, che è una specie di da donna di malaffare, per farne una copia, poi lo ridà a Cassio, Cassio, insomma. Fa più giri lui che gli stronzi dei tubi questo. Lei è pronto? Ha chi è un ultimo desiderio da esprimere? E non si può negare l'ultimo desiderio a un condannato, le idee fa che tu porta sfiga. Che vuoi? Io voglio solo che tu ricordi alla gente, alla stampa, come sono andate veramente le cose. Ti preoccupi dei giornalisti in questo momento? No, io voglio solo che tu ricordi e tu racconti di un uomo che ha cercato veramente di integrarsi, ma che è tradito da un diavolo, da un satana, e preso di un sentimento arcaico che non conosceva, ha gettato via una perla rara e si è comportato peggio di un extracomunitario magrebino romeno del cazzo, e che lui uomo, cuore di pietra, piangeva mai, dei suoi occhi sgorgavano lacrime dense come la legge. Colore, razza e nazionalità che scambiano l'amore con il possesso non c'entra nulla l'impulso arcaico, è per discomodare gli poveri extracomunitari. Hai presente cosa fanno i maschi italiani nelle loro famiglie? Ah? Io fin da ragazzina ho deciso che avrei consacrato tutta me stessa soltanto ad un uomo, quasi ogni tre giorni viene ammazzata una donna, e se dovessimo noi donne uccidere tutti i mariti che tradiscono, ci sarebbe una fila di cadaveri da qui a Mosca. E allora cosa faccio io di questi due, eh? Li fracasso sulla testa con il mattarello? No, li strangolo con il cavo del DVD. E poi, per sicurezza, ficco in gola il cotone con la candeggina, come hanno fatto con Stefania incinta, Vanessa, Maria, in tutta Italia il cotone, il matarello, il cavo del lettore DVD, oggetto di uso domestico, arme letali all'interno delle mura amiche. Io non oserò niente di tutto questo. No, Stefania, non puoi farti giustizia da sola, ci sono le leggi, le regole, devi fare una regolare denuncia. Un processo. Della Russia, so cosa vuol dire mancanza del processo. E allora cosa faccio io? Cosa faccio? Mi ammazzo? No, faccio una regolare denuncia. No, facciamo così adesso. Luce in sala, per una volta decidete voi, solo le donne avete due scelte: ammazzarli immediatamente o fare una regolare denuncia. Prima alzano la mano quelle donne che sono per una regolare denuncia. Alzate pure le mani! Oh, something, my baby shot me down.